Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di mister Matteo Andreoletti. Siamo in diretta televisiva su 8 Channel, canale 16 del digitale terrestre, in compagnia appunto del mister, il nuovo mister per la stagione sportiva 2023-2024, il direttore tecnico Marcello Carli, a cui passo velocissimamente la parola. Grazie. Intanto benvenuti a tutti, siete tanti, mi fa molto piacere. Io sono qui solo per accompagnare il mister, quindi non devo dire assolutamente niente, ho già parlato anche troppo e credo di esservi già venuti un po' a noia, quindi meno parlo e meglio è. Io faccio solamente un grande in bocca al lupo al mister, gli do un grande benvenuto a Benevento, sono felice e sto parlando anche a nome del presidente, che ho sentito prima che mi ha detto di rafforzare questo benvenuto, e quindi niente. Grazie a tutti di essere venuti, mister, ti faccio un in bocca al lupo e benvenuto a Benevento, e questa è la tua conferenza stampa, e quindi a te la parola. Ringrazio il direttore per l'in bocca al lupo, mi fa assolutamente piacere di vedervi così numerosi, mi fa davvero molto piacere, vi ringrazio per essere qui e per il resto poi ho poco da dire, mi piacerebbe trasmettervi tutto l'entusiasmo che ho, però proviamo attraverso le risposte alle vostre domande a farvelo arrivare il più possibile. Quindi. Bene, siamo pronti. Sonia Lantella, 8 Channel, prego. Sì, ciao. Allora, prima volta al sud, quali potrebbero essere le difficoltà? Tu non ci hai nemmeno mai giocato, giusto? Quindi veramente la prima esperienza, ecco, secondo te quali saranno le caratteristiche importanti per affrontare un girone definito un po' da tutti infuocato, no? Perché chiaramente si va in piazze calde. Io credo che siamo sempre molto attenti a vedere le cose negative o quello che manca, invece mi piacerebbe soffermarmi sulle cose soprattutto positive dell'esperienza al sud. L'esperienza al sud è altamente motivante, hai detto bene, è la mia prima esperienza da professionista, sia per quanto riguarda la carriera da calciatore che quella da allenatore. È molto stimolante perché ci aspetta un girone complicato, un girone con tanti derby, tante squadre campane, tante piazze importantissime come lo siamo noi, come lo è Benevento, e quindi sono orgoglioso di questa esperienza, sono carichissimo, so che sarà complicato, so che affronteremo momenti difficili perché non sarà tutto facile, non sarà tutto rose e fiori, però credo che da questa esperienza ne uscirò sicuramente un professionista migliore, un professionista più forte, ma credo anche una persona e un uomo più grande, più maturo di quanto non lo sia, perché sono comunque un allenatore e un uomo giovane. E quindi sono convinto che questa esperienza servirà al Benevento, ma anche al sottoscritto, a crescere, ad essere qualcosa di meglio di come sono arrivato. Ettore Intorcia, il Corriere dello Sport, prego. Bocca al lupo sia al mister che al direttore. E in sintesi, le idee di calcio che intende portare avanti qui a Benevento e anche come valuta le sue capacità di gestione del capitale umano. Ha dei giocatori che resteranno fisiologicamente dall'anno scorso e si portano dentro delle scorie pesantissime, perché c'è chi viene da due retrocessioni in tre anni, e quando li vedrà, quando parlerà con loro, cosa cercherà, che risposte cercherà? Domanda complessa, vorrò rispondere ad essere esaustivo e soprattutto breve. Per quanto riguarda le idee di calcio, a me piace una squadra aggressiva, una squadra che va forte, e credo che l'unico modo per andare forte la domenica è andare forte in settimana. Quindi il primo messaggio da far passare ai calciatori è quello che lavoreremo, e lavoreremo tanto, e questo è il primo messaggio. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, mi piacciono squadre offensive che attaccano con quanti più uomini possibile e con un minimo di equilibrio, perché poi è bello chiacchierare, poi bisogna trovare equilibrio, avere una squadra che riesce a essere propositiva ma al tempo stesso non conceda troppe occasioni. Sul capitale umano ti dico sinceramente, ci siamo trovati dal primo minuto con il direttore quando ragionavamo, e credo che non sia assolutamente tutto da buttare. Non voglio oggi, non credo che sia questo il momento di parlare del passato, non è sicuramente il momento giusto, però credo che ad oggi il Benevento abbia tantissimi giocatori di ottima qualità. Parlo di tanti giocatori che rientrano da prestiti, sono giocatori che hanno avuto esperienze importanti e quindi arrivano con tanto entusiasmo, tanti giocatori che sono cresciuti qui, che noi, io e il direttore e tutto lo staff tecnico abbiamo l'obbligo di giudicare e di valorizzare, ma al tempo stesso mi piacerebbe come allenatore riuscire
a far cambiare parere a tante persone che giustamente hanno giudicato in maniera negativa calciatori che sono ancora sotto contratto e vengono da esperienza, magari, come hai detto tu, di qualche retrocessione. Io credo che anche all'interno dei giocatori della retrocessione passata ci siano tanti giocatori di qualità. Uomini non li conosco, quindi da questo punto di vista non posso dare garanzie, ma credo che quando ci siamo messi con il direttore ad analizzare il patrimonio della società abbiamo riscontrato tantissimi giocatori di qualità, e quindi da lì dobbiamo ripartire. Sono convinto che se saremo bravi io con la società, il direttore e tutto lo staff tecnico a coinvolgerli, sono convinto che potremo anche far ricredere tante persone, perché qui ci sono giocatori bravi e il mio compito è quello di farli mettere nelle condizioni migliori per esprimersi. Luca Maio, la Gazzetta dello Sport, prego. Buonasera mister, benvenuto. Le voglio chiedere, abbiamo letto un po' la sua esperienza alla Pro Sesto, non è un integralista dal punto di vista tattico, quindi non c'è un modulo in particolare, su questo volevo chiederle. Poi che cosa le ha chiesto il presidente, qual è l'obiettivo del Benevento in questa stagione? Ma per quanto riguarda i sistemi di gioco, hai detto bene, non sono assolutamente legato a nulla di fisso, non sono integralista, sono integralista sul lavoro. Questo penso che debba essere la parola chiave. Voglio una squadra che lavora, perché penso che sia l'unica strada attraverso la quale si possono centrare gli obiettivi. Su questo, sul lavorare tanto e bene e di qualità in settimana, sono integralista. Per tutto quello che riguarda l'aspetto tattico, no. Credo che dal lavoro passi il fatto che voglio una squadra della quale la tifoseria, la città, il presidente, il direttore sportivo, tutti si possano riconoscere. Una squadra di cui andare orgogliosi, e penso che i tifosi e tutti vogliono una squadra che spinga. E come ho detto prima, l'unico modo per spingere è lavorare in settimana. Non ho grandi segreti, non ho soluzioni magiche, non ho pozioni magiche, ma semplicemente il lavoro. Tanto lavoro, tanta umiltà, perché ci aspetterà, ho detto prima, un campionato molto complicato. E parlando degli obiettivi che... io credo che bisogna far passare un messaggio ben chiaro. Il Benevento in Serie C è una società importante, importantissima, ma questo potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché se da una parte chi ci affronterà giocherà alla morte, perché affronterà una squadra che in Serie C negli ultimi anni non c'è mai stata, e quando c'è stata è stata per fare campionati importantissimi. Se lo sappiamo noi, se entriamo subito in questa mentalità, sono convinto che allora sarà più facile per noi uscirne vincenti, ma sappiamo che non ci regalerà niente nessuno, anzi sarà molto complicato. Quindi sarà uno dei miei compiti all'inizio, sarà far capire questo, che se il Benevento in Serie C oggi è una realtà di Serie C, per quanto magari 2 anni fa giocava a San Siro, bisogna togliersele dalla testa il prima possibile queste cose, perché possono essere solamente delle teorie valide per i giocatori. Se oggi siamo in Serie C, la nostra realtà è la Serie C, e chi affronta il Benevento in Serie C affronta una squadra che sa che farà di tutto per mettere in difficoltà, perché è giusto che sia così. Da parte mia questo messaggio deve passare chiaro dal primo minuto. Per quanto riguarda il presidente è innamorato di questa squadra. Io sono rimasto stupito sin dalla prima chiacchierata con il direttore della passione, dopo le vicissitudini delle passate stagioni, soprattutto dell'ultima, di trovare una persona con questo amore della squadra e della sua squadra. E quindi questo è il messaggio più bello che mi ha passato. L'obiettivo: il Benevento in Serie C non può fare campionati banali. Questo credo sia l'obiettivo più scontato che potessi dire, ma sapendo che affronteremo tante squadre forti, l'obiettivo no, tanto quanto lo faremo noi, perché sicuramente il direttore costruirà, e già la base è ottima, una squadra forte, ma il Benevento in C non può fare campionati banali, questo lo do per scontato. Massimiliano Mugavero, il Sano Quotidiano, prego. Sì, buon pomeriggio mister, benvenuto, in bocca al lupo anche da parte mia. Ormai il ritiro è praticamente imminente, fra 10 giorni si partirà per Roma, lo farete con un gruppo, definiamolo eterogeneo, perché ci sono giocatori che magari la società considera fuori dal progetto, altri che voi vorreste trattenere e che probabilmente hanno ambizioni diverse, ci sono giovani interessanti di cui anche lei ha parlato. Questo secondo lei può condizionare il suo lavoro nel ritiro di Roma, o è uno stimolo ulteriore per approcciare con maggior entusiasmo e voglia a questa avventura? Ma interfacciandosi con lo staff tecnico, è chiaro che stiamo ragionando, e devo essere onesto, non mi è mai capitato, ma per la mia poca esperienza questa, di partire a lavorare con un numero così consistente di calciatori, no? All'inizio non sarà facile, dovevo gestire tanti giocatori, ma questo
mi dà la voglia e la motivazione di crescere e di migliorarmi ancora. Hai detto bene, è un gruppo molto eterogeneo, con tante situazioni completamente diverse, ma partiamo dalla base sulla quale siamo sempre partiti a ragionare con il direttore. Ci sono giocatori di qualità o no? Io credo che questa squadra sia piena zeppa di giocatori forti, che magari vengono da stagioni sfortunate, da situazioni sfortunate, ma siamo veramente una squadra che già oggi è forte. È chiaro che bisogna trovare, e torno e mi riallaccio al discorso trattato prima, affrontare la Serie C con la mentalità giusta, perché se siamo rimasti a San Siro o alla Juventus Stadium c'è qualcosa che non va, dobbiamo toglierceli dalla testa, questo è passato, è la storia del Benevento che non va dimenticata, ma in questo momento va messa da parte. Io credo che, ripeto, non mi interessa la carta d'identità, non mi interessa il passato, chi ha avuto curriculum, non l'ho mai guardato da quando alleno, ma la cosa bella e positiva che mi rende orgoglioso è che io dal primo giorno avrò una rosa molto numerosa, e non sarà facile lavorare sul campo con tutti, ma piena zeppa di calciatori forti, e questa è la base che mi rende super ottimista dal primo giorno per lavorare con questa squadra. Vorreste il Trentola il mattino, prego. Salve mister, benvenuto, in bocca al lupo. Immagino, insomma, come ha detto lei, l'entusiasmo quando le è arrivata la chiamata del direttore, però le chiedo se ha avuto anche un pizzico di tentennamento, insomma, passare dalla Prosesto senza nulla togliere a una piazza come Benevento che, per sue parole, non può fare campionati banali, se insomma per un attimo ha anche pensato al rischio che può esserci. Intanto, parentesi, perché mi sono dimenticato, vi ringrazio a tutti, visto che singolarmente mi state facendo un grosso in bocca al lupo, vi ringrazio, perché poi devo diventare ripetitivo, non voglio esserlo, quindi vi ringrazio per l'in bocca al lupo e ne colgo assolutamente l'occasione per provarci. Per quanto riguarda la domanda, ti dico, voglio essere onesto, io mi conoscerete in questi mesi, provo a essere sempre onesto e sincero. Io dopo il campionato, il direttore lo sa, ne abbiamo parlato, dopo il campionato con la Prosesto, un campionato dal punto di vista personale straordinario, perché se io oggi sono qui devo ringraziare i ragazzi che hanno allenato la passata stagione, perché non avrei avuto l'opportunità di essere qui oggi con voi a presentarmi come allenatore del Benevento senza la qualità, il lavoro dei ragazzi che hanno allenato la passata stagione, quindi li ringrazio pubblicamente anche oggi. Ma ti dico, con grande ambizione, ne ho parlato con il direttore, avevo la voglia di misurarmi con una categoria superiore, lo dico senza vergogna, avevo voglia di provare ad andare in Serie B, perché credo che quello che abbiamo fatto e che io come allenatore ho fatto meritasse di salire di categoria, avevo la voglia di provarci. Poi, finita la stagione, ho ricevuto una chiamata del direttore e quando abbiamo fatto la prima telefonata, che è durata una trentina di minuti, e ti chiama il Benevento e ti chiama il direttore Carli e ti mostra questo entusiasmo che ho percepito dal primo secondo della telefonata, non ho più pensato ad altro. Ho riattaccato il telefono, ho detto devo andare a Benevento, devo trovare la strada per andare a Benevento, perché ho percepito un entusiasmo che per quanto mi riguarda è normale, perché quando a 34 anni allini una squadra come questa, con una proprietà come questa, con un direttore come questa, con dei calciatori come quelli che io mi troverò ad allenare, essere entusiasta, è normale, è fisiologico, ma trovare dall'altra parte due persone, una è qui al mio fianco, che ha fatto 20 anni di Serie A, 15 anni di Serie A, quelli che ha fatto, e mi ha trasmesso questo entusiasmo, vedere un presidente che un mese e mezzo, un mese dopo una retrocessione cocente, ti trasmettono questo entusiasmo, non ci ho pensato un secondo. Dubbi sul fatto di essere pronto, ti dico la verità, no. No, perché non me l'ha regalato nessuno, no, perché io non vengo a Benevento calato dal cielo, non perché ho vinto un campionato del mondo, non perché ho vinto altre cose. Io sono qui perché me lo sono guadagnato, perché lo sono andato a prendere con tanto lavoro, ho più di 200 partite nei dilettanti, ed è vero, sono dilettanti, ma sono squadre vere, squadre da allenare, non mi ha regalato niente nessuno. Vengo da una stagione di Serie C con una squadra che era data per retrocessa da tutti alla prima di campionato, abbiamo preso 6 gol alla prima di campionato, ci siamo tutti per retrocessi a Vicenza, abbiamo chiuso giocando a tratti il campione d'inverno, siamo stati una delle squadre più giovani del campionato di Serie C e siamo andati ai playoff da quarto posto in maniera incredibile, quindi sono sincero, ho paura? No, non ho paura per le persone che ho a fianco, non ho paura per la squadra che alleno e non ho paura per la città che rappresento, sono entusiasta di essere qui. Domenico Passaro, Lab TV, prego.
Salve mister, buon pomeriggio e benvenuto. La prima cosa, ha parlato naturalmente degli obiettivi un po' in generale, anche se questa è una stagione un po' particolare per parlare di obiettivi, quindi chiedo qual è il suo obiettivo, anche con il Benevento personalmente. Poi riagganciandomi un po' al discorso che si faceva dei giocatori che sono sul mercato, non sono sul mercato, adesso magari io non so se vuole intervenire anche Carli, le chiedo, c'è il rischio che qualcuno non parta per il ritiro di Roma? Ed eventualmente se questa può essere un'arma a doppio taglio, cioè c'è invece rispetto ai tanti giocatori che sono considerati sul mercato, invece qualcuno che magari ha chiesto di essere ceduto e sul quale lei, il direttore, invece vorreste continuare a puntare e con quale armi eventualmente farlo? Grazie. Allora, parto dagli obiettivi, poi facciamo un ragionamento sulla domanda che mi hai fatto per quanto riguarda la rosa. Per quanto riguarda gli obiettivi, io sono ambizioso. Se avevo voglia di andare in Serie B l'anno scorso, figuratevi quest'anno quanta voglia ho di salire di categoria. La fortuna è che qui lo posso fare, ho l'opportunità di farlo nella squadra in cui sono, perché il Benevento ha tutte le caratteristiche per fare il campionato di Serie B, non gli manca nulla, quindi ho voglia di migliorarmi e qui ho l'opportunità di farlo con la stessa società, che non è una cosa comune e me la tengo stretta. Per quanto riguarda la domanda sul ritiro, credo che sia giusto che ne parli magari più il direttore. Quello che posso dire io è che è giusto che chi indosserà la maglia del Benevento, credo dalla prima di campionato, sia convinto di rimanere, perché qui c'è da affrontare un campionato tosto e complicato, ne parlavo prima, e non c'è bisogno di tenere gente controvoglia. Chi deve rimanere deve essere orgoglioso, come sono orgoglioso io, come è orgoglioso il nostro presidente di essere a Benevento, come è orgoglioso il direttore. Quindi da questo punto di vista chi rimane deve avere la voglia di rimanere a Benevento. Poi per quanto riguarda la situazione del ritiro, forse è meglio che ne parli tu, no? Prego. No, io non volevo neanche intervenire, però se andate sullo specifico io vorrei essere chiaro. Allora, noi siamo una società seria, io ho trovato una situazione nel calcio che è uno sport, ma è un mondo talmente semplice, talmente che conoscete tutti, forse anche meglio di me. Ci sono i contratti, noi abbiamo dei giocatori con i contratti e quindi noi rispetteremo tutti e tutti quelli che hanno il contratto devono venire in ritiro, devono essere rispettati e devono essere allenati in modo serio. Noi siamo una società forte, siamo una grande società e quindi non faremo ritorsioni con nessuno. Ci sono ragazzi che finiranno la loro storia qui perché può essere giusto, perché io ho delle idee e tutto il resto, quindi la cosa è certa, io ho avuto la disponibilità da parte del Presidente di poter lavorare, mi sta facendo lavorare in un modo straordinario perché mi è solo in questo momento di supporto, mi sta dando la possibilità di portare avanti tutte quelle che sono le mie idee e quindi non sto qui a fare nomi perché non sarebbe corretto. Sicuramente il ritiro verranno tutti, saremo sui 32-33 ragazzi. Qualcuno non farà parte del Benevento il prossimo anno perché a queste persone gliel'ho già comunicato, perché abbiamo altre idee e tutto il resto, ma questo fa parte di un mercato che è normale. Io non credo in questo momento siano state fatte 200 operazioni di mercato, tutti si pensa di essere più intelligenti degli altri, si vorrebbe prima vendere e poi comprare, ma finché non parte un po' il giro, finché non levi i giocatori non si prendono, quindi sarà un mercato lungo, credo anche abbastanza difficile, sono abbastanza sereno e comunque ho anche purtroppo il fatto che comincio a essere anche esperto e questa è una cosa che non mi piace molto, perché quando sei troppo esperto vuol dire che non sei più neanche tanto giovane, quindi so che noi abbiamo la possibilità di avere il tempo perché abbiamo alle spalle una proprietà che non ci mette fretta, nel senso nessuno può pensare di venire qui a prenderci per la gola e a quel punto noi faremo delle operazioni di mercato sbagliatissime. Quindi noi cercheremo di essere lucidi, cercheremo di fare una squadra seria, importante, però sicuramente ci saranno diversi cambiamenti da qui all'inizio del campionato. Non vi so dire i tempi e non credo siano veloci, però noi qualcosa vorremmo mettere, qualche ragazzo non farà più parte di questo club, ma tutti verranno in ritiro con noi, saranno allenati dal mister in modo serio e professionale e la società li rispetterà. Cosimo Calicchio, tuttobenevento.it, prego. Buonasera mister, buonasera direttore, benvenuto a Benevento.
e mi fa piacere vedere questo sentire, questo entusiasmo e questa forza che nelle sue parole. C'è un dato statistico però, non per farla spaventare, che negli ultimi 10 anni soltanto 2 volte le squadre che sono retrocesse dalla Serie B poi sono riuscite a riproporsi a vincere il campionato di Serie C. Tra l'altro lo ripetiamo spesso, forse è più facile salvarsi in Serie B che vincere il campionato di Serie C. Per vincere il campionato di Serie C, la storia dei campionati di Serie C dice che c'è questo mix tra giovani e meno giovani, no? Di leader. Secondo lei si riesce a trovare tra i giocatori che sono oggi nel Benevento, no? Ricercare questo leader all'interno di questi che sono già qui, o andarlo a cercare fuori, un leader che possa poi trascinare appunto in una squadra che deve vincere un campionato di Serie C? E poi si parlava dell'entusiasmo. Qui c'è un entusiasmo da ricreare, ma ci vuole poco per poi accendere la miccia. I tifosi parlano del sudare la maglia, no? Questo senso di appartenenza che è venuto un po' a mancare negli ultimi anni. Come pensa di inculcarlo in qualche giocatore che doveva essere il fulcro, no? Il senatore che deve raccontare agli altri che arrivano il senso di appartenenza a questa maglia, no? Quello che poi state dicendo voi, inculcarlo anche agli altri che arriveranno. Ma tante domande, provo a rispondere nella stessa domanda, proprio se dimentico qualcosa me le poi mi aggiungi. E parto dalla fine, che è quella più chiara. Io credo che il senso d'appartenenza non sia baciare una maglia o andare sotto la curva a fine partita, non lo reputo questo, anche so che magari poi questi spesso sono espedienti che piacciono, no? E io non sono uno che bacia le maglie, non mi piace, non l'ho mai fatto. Credo che il senso di appartenenza si ottenga, ripeto quello che dicevo prima, mi piacerebbe una squadra della quale i tifosi vadano orgogliosi al di là di un palo dentro o un palo fuori. Troppo spesso nel calcio siamo figli di analisi legate al fatto che la palla entra, riesco che si vinca un episodio fortunato o sfortunato al 95esimo. È chiaro che il calcio è questo, è uno sport episodico, lo sappiamo, però credo che se tu affronti la settimana in maniera seria, lavori a 300 all'ora sempre, sei destinato ad ottenere il massimo. E il tifoso questa cosa te la riconosce, non c'è altra strada. Io continuo a battere, l'ho detto 50 volte, sono ripetitivo sul lavoro. Una squadra che lavora rende orgogliosi i propri giocatori, i propri tifosi. Attraverso il lavoro passa tutto, non c'è altra strada, non ci sono scorciatoie. Il lavoro non permette nient'altro che lavorare, bisogna lavorare di più, cioè lavorare al massimo. E questa cosa qui è la cosa che darà identità. La mia squadra si deve identificare nel lavoro, perché questo passa tutto da lì. E se noi saremo bravi a far passare questo messaggio, io del passato non posso parlare, non c'ero, non lo so questo. Ho preso informazioni, ho parlato con 300 persone, ho visto qualche partita l'anno scorso, ho visto tante partite d'estate, ma non mi permetto di giudicare perché non c'ero. Quello che mi piacerebbe è che d'oggi si partisse con un'idea nuova, non lo so, che è proprio questa. Cioè il senso di identità si trasmette non in base a dove sei nato, non se tifi il Benevento da quando sei nato o da bambino vedi la partita, ma si trasmette se lasci tutto in campo, se ci metti l'anima. Ma non c'è altro modo di mettere l'anima se l'hai messa dal lunedì alla domenica, al sabato. La domenica a quel punto è una conseguenza. Ecco, questo deve essere il nostro spirito, quello di lavorare giorno per giorno e ottenere a quel punto, se lavoriamo come dico io, siamo destinati ad ottenere il massimo, al di là che la palla entra o esca una volta in più, una volta in meno, otterremo il massimo, ne sono convinto. Scusa. Prego. Di che leader stiamo parlando? Leader tecnici? Leader di personalità? Per quanto... Perché quello è venuto a mancare. Allora, io penso che ci siano, torno al discorso di prima, leader tecnici sono molto fortunato perché ne ho tanti giocatori forti e quindi da questo punto di vista leader tecnici non mi mancano. Per quanto riguarda leader morali, quei famosi capitani che non sono quelli che mettono la fascia o portano i fiori, ma sono quelli che fanno le fortune degli allenatori, oggi non ti posso dare una risposta per un semplice motivo, perché non conosco gli uomini, conosco i calciatori, conosco le loro caratteristiche, so quello che possono fare, quello che possono fare. So che prospettive hanno, dal punto di vista tecnico li conosco tutti, dai ragazzini in prestito a quelli della primavera, ai più esperti, li conosco tutti, li ho visti tutti giocare, ma parecchie volte. E questo, torno al discorso di prima, sono molto fortunato. Dal punto di vista dei leader non ti posso dare una risposta, non li conosco, voglio conoscerli, voglio parlarci singolarmente, voglio capire che motivazioni hanno e a quel punto sopra dirti, ma sono convinto che ci sono tanti uomini veri in questa squadra qui.
Augusto Serino, anteprima24.it, prego. Salve mister, benvenuto. Una curiosità, lei ha detto che ha visto la rosa, nomi non me le farà, quindi su quello vado oltre. Ha individuato una lacuna, soprattutto la prima, da colmare, e soprattutto che caratteristiche del giocatore cerca, e poi una curiosità sul ritiro, se avete già organizzato tutto e se c'è anche qualche amichevole che avete messo in preventivo di fare. Allora, sulle carenze, ti dico, torno al discorso di prima, ho visto tante partite, ma mi sembra ingeneroso parlare di una stagione che ha visto quattro allenatori. Se sono stati quattro allenatori non in grado di realizzare la barca, non mi piace. Direi una cosa che mi piacerebbe, stata riscontrata da tutti, il fatto di riuscire attraverso al lavoro ancora una volta ad avere più giocatori a disposizione possibile. Credo che uno dei problemi l'anno scorso sia stato quello di avere tantissimi infortunati. Mi piacerebbe, attraverso una programmazione condivisa tra staff medico, staff tecnico e staff fisico-atletico, trovare la strada per avere quanti più giocatori a disposizione la domenica. E so che magari l'anno scorso questo era stato un problema spesso del Benevento. Faremo il massimo, la società ci mette a disposizione tutto per lavorare, e quindi da questo punto di vista sono convinto che riusciremo a centrare questo obiettivo. La seconda domanda, scusa, ricordami, sulle amichevoli. Ti dico, credo, sentendo, parlando, vedendo, che quando retrocedi poche cose vanno bene, ok? Quello che mi piacerebbe è un aspetto di creare una squadra che riesce a essere, attraverso il gioco propositivo, quanto più pericolosa possibile, mantenendo un equilibrio. L'anno scorso il Benevento ha segnato poco, credo fosse uno degli ultimi attacchi, il penultimo, credo, se non sbaglio, o l'ultimo addirittura, e comunque dietro concedeva, ma questo passa dall'equilibrio, ma non dei calciatori. Oggi, se vuoi sentirmi dire mi manca un attaccante, mi manca un difensore, non me lo sentirei dire, ma perché non lo penso? Perché ci sono, è chiaro che dal punto di vista numerico abbiamo dei reparti maggiormente coperti, altri, ad esempio la difesa, un pochino più scoperti, e lì sicuramente il direttore interverrà e si farà trovare pronto con tutta la società. Però non mi sento di dirti, mi piacerebbe vedere una squadra che, rispetto alle partite che ho visto, riesca ad essere più incisiva dal punto di vista offensivo. Ho visto un Benevento che faceva un po' fatica ad essere offensivo, ma non dimentichiamoci che affrontiamo un'altra categoria. Il Benevento l'anno scorso era in fondo, oggi spero che il Benevento in Serie C debba stare per forza davanti. Sulle amichevoli, abbiamo un programma di amichevoli che penso la società, attraverso i propri canali, ufficializzerà e comunicherà il prima possibile. Abbiamo le idee chiare. Non sono un amante delle mille amichevoli, sinceramente penso che in questo momento squadra nuova, allenatore nuovo, con una squadra con tanti giocatori nuovi, dei rientri e tutto, mi piacerebbe lavorare sul campo più che fare 3.000 amichevoli, questo sì. Roberto Corrado, Cronache del Sannio, prego. Mister, buonasera, benvenuto anche da parte mia. Torno sul senso di appartenenza e le chiedo come intende costruire un gruppo in grado di farsi apprezzare per dei valori umani, ma che allo stesso tempo dimostri in campo un grande tasso di cazzimma, perché questa caratteristica, soprattutto nel girone C, ce ne vuole addiosa. Grazie. Ma credo che la differenza, sai, non sono un amante di parlare di gruppi, ti dico la verità. Penso che quando le cose vanno male si parla sempre di un gruppo sbagliato, mai sentito parlare male di un gruppo che ha vinto un campionato. Sinceramente non si vince sempre un gran gruppo, quindi penso che passi tanto dai risultati quell'aspetto del gruppo. Quello che fa la differenza è la convinzione con la quale rimangono o arrivano i calciatori. Torno al discorso di prima, credo che per me e per chi arriverà nuovo dobbiamo essere, da questo punto di vista, contagiosi nell'entusiasmo. Dobbiamo riuscire a io capisco, ed è legittimo, credo che, breve parentesi, dopo una stagione come quella scorsa è chiaro che ci sia attorno, nell'ambiente, nella tifoseria, anche nei calciatori stessi che sono rimasti, della negatività, perché è fisiologico, perché è innegabile, che ci sia qualcuno che storce il naso su rimanere a Benevento è fisiologico, è giusto che sia così, perché è stata una stagione negativa per tutti. Chi deve fare la differenza sono le persone nuove, le persone che arrivano, il sottoscritto, il suo staff, il direttore, i calciatori nuovi. Dobbiamo essere, da questo punto di vista, dobbiamo essere contagiosi. Questo mi piacerebbe che passasse. Quindi, come lo voglio costruire? Partendo dall'entusiasmo di chi arriva da fuori. Claudio Donato, pianetazzurro.it, prego. Mister, buonasera. Benvenuto. Le voglio chiedere, al di là del lavoro, mi soffermo un po' sull'aspetto tecnico. Lei è uno al quale piace far giocare anche bene le squadre. Vedere in Serie C
praticamente una squadra che propone anche un bel calcio non è sempre una cosa scontata. Lei parte dalla proposizione verso il basso, quindi insomma quello che le volevo chiedere, ci saranno molte squadre che butteranno il pallone lungo, quindi vedremo tante partite sporche. Al di là del girone C, della difficoltà, dei derby, di un aspetto temperamentale e tanto altro che ci sarà, qual è proprio quello che chiede ai suoi ragazzi nel superare, cioè lo step che chiede ai suoi ragazzi nel superare proprio queste partite sporche, dove magari anche la propositività del suo gioco non riuscirà magari a sbloccare una gara? Grazie. Domanda tecnica, ti ringrazio. Mi piace, parlare di calcio è sempre un piacere. Lo so, sarà complicato, perché credo che il 90% delle squadre che verranno a giocare, soprattutto qui in questo stadio bellissimo con un campo fantastico, il 90% delle squadre metterà il pullman davanti alla porta, no? Si difenderà basso e proverà attraverso due contropiedi a vincere la partita. Lo sappiamo, io lo so da allenatore, dovremo lavorare ancora una volta tanto in settimana, e a quel punto la differenza la fa l'equilibrio. Devi essere bravo, dicevo prima, no? È facile tutti dire giochiamo un calcio offensivo, sì, ma un calcio offensivo che sia produttivo, non puoi giocare con 8 attaccanti, non puoi portare 12 giocatori sopra la linea della palla. Devi essere bravo, a quel punto nei momenti diventano fondamentali nel calcio. Ora faccio una parte tattica, spero di non annoiare nessuno. Nel calcio moderno le fasi di gioco che fanno la differenza sono le transizioni, ovvero aspetto su cui dovremmo lavorare dal primo giorno, ovvero mi aspetto, ma questo mi collego alla cazzima di prima, no? Una squadra che appena perde la palla è brava a riaggredire subito. La differenza, secondo me, nel campionato di oggi, tu hai parlato di costruzione dal basso, nel campionato che andremo ad affrontare la farà il tempo che passerà tra quando perderemo la palla e quando riconquisteremo. Se il Benevento, che affronterà squadre con l'atteggiamento di cui ho parlato prima, sarà bravo, una volta persa la palla, riacquistarla nel minor tempo possibile con aggressività, andando in avanti subito, se saremo bravi a fare questo, metteremo in difficoltà tante squadre. Se saremo meno coraggiosi, saremo più timorosi, inizieremo a scappare all'indietro, a quel punto sarà tutto molto più complicato. E se non fai bene quella fase lì, poi diventa salta tutto, perché poi non riesci più a costruire dal basso, perché poi ti allunghi, perché poi ti spaccano, le squadre spaccano in due, diventa complicato dal punto di vista fisico, ti massacrano perché devi correre 50 metri all'indietro. Quindi dal punto di vista tattico, se parliamo, credo che l'aspetto più importante, più che essere costruzione dal basso, giocare in ampiezza, sviluppo, aspetti fondamentali su quali lavoreremo, credo che la fase di transizione, persa la palla, andare a riconquista immediata, sarà il momento più importante su cui dovremo lavorare dal primo giorno. Sulla riaggressione. Esattamente. Assolutamente. A te. Gerardo De Ioanni, Benevento News 24.it, prego. Salve mister, benvenuto. Dalle sue parole traspare una forte voglia di allenare questa squadra, questi ragazzi, perché ha sottolineato più volte quanto la rosa, anche quella attuale, sia composta da giocatori davvero forti, e ne ha detto già di conoscerne le caratteristiche. Quindi lei mette in conto, magari nella fase del ritiro, di poter coinvolgere qualche giocatore che al momento potrebbe avere altre ambizioni o comunque delle riserve vista la categoria, di poterlo coinvolgere al punto nel suo progetto da potergli far cambiare idea? E velocissimamente, poi non so se vuole rispondere il direttore su questa, il rinnovo di Manfredini come va letto, nel senso che ovviamente oltre al fatto che l'ha meritato sul campo, sarà il titolare o meno? Quella è la domanda, nelle idee almeno generali iniziali. Grazie. Fatto io dire. No, vai tu, parti tu con Manfredini, che non ci penso la risposta, vai. Domanda importante. No, io ti ripeto, non è che non voglio partecipare, anzi parlo troppo, quindi mi piace anche parlare. Se si rischia di andare sul singolo, siccome a me non riesce a temporeggiare, che è un difetto che ho, quindi o dico le cose o non dico niente, quindi rischio poi di fare confusione. Il discorso di Manfredini è molto semplice: noi abbiamo tre portieri molto forti, abbiamo quattro portieri, perché anche Lucatelli è un portiere forte, che però secondo noi ha bisogno di andare a giocare, perché già l'anno scorso ha giocato poco, se fai un altro anno con il rischio di giocare poco diventa difficilissimo. Noi abbiamo Paleari, Manfredini e Nunziante. Nunziante è un ragazzo, secondo me, di grandissima prospettiva. Vorrei fermarmi un secondo. Io ho avuto la possibilità, e me l'ha concessa il Presidente, e ho avuto anche il tempo, perché io è 2 mesi che sono qui, non è che un giorno, e io sono stato 2 mesi qui
stando 2 mesi qui, non è che sono stato qui 2 mesi stando a casa, facendo telefonate a Milano, andando al mare, roba. Sì, fine settimana magari 2 giorni di stacco lo prendo, però io 2 mesi sono qui e in questi 2 mesi io ho solo e esclusivamente analizzato il mio club, perché secondo me una cosa seria è analizzare cosa hai in casa. E secondo me in casa il Benevento ha 6 o 7 profili di ragazzi, per un motivo o per un altro, io non è che voglio stare a dire per come e perché, che hanno delle prospettive sinceramente carine, belline e credo qualcuno anche importanti di poter sviluppare un percorso calcistico di livello importante. Quindi il nostro primo step era quello di andare a cercare quelli che sono i giovani di mettere in sicurezza, perché qui c'era una problematica, i giovani avevano contratti corti e i vecchi contratti lunghi, che sinceramente una logica di prospettiva di cosa era un po' una cosa un po' complicata. Quindi abbiamo allungato i contratti ai ragazzi, abbiamo fatto i contratti ai ragazzi, Nunziante è un nazionale, può venire qualsiasi squadra, te lo può portare via, te rischi di prendere un ragazzo, di tenerlo qui, se poi si può fare un calcio diverso, poi ci vuole giocatori, perché non è che si fa senza giocatori. Quindi Nunziante, che è un portiere forte, è stato messo sotto contratto, ma noi abbiamo Paleari, che è un portiere secondo me fortissimo, quindi i nostri portieri sono Paleari, Nunziante e un portiere che secondo me merita tutto e potrebbe giocare tranquillamente titolare, gli abbiamo allungato il contratto per questo motivo qui. Però io credo che un club importante debba avere un portiere importante, noi abbiamo 3, quindi il portiere su Mister è tranquillo, rimarranno tutti e 3 i portieri nel Benevento Calcio, perché il Benevento, a meno che non vengano offerte importantissime, che ci mancherebbe altro, a quel punto io dovrò sottoporle al mio presidente e lui dirà se accettarlo o no. Sicuramente certi tipi di giocatori se ne potrà anche privare se arriveranno offerte veramente importanti, e allora sarò il primo a dire al presidente di prendere, perché comunque ci sono delle offerte a cui non si può rinunciare. Ma siccome il mercato lo conosco, non credo ci siano tante squadre che possano offrire soldi importanti a 4-5 giocatori nostri per andare via. Quindi i portieri Manfredini, Paleari e Nunziante sono i portieri del Benevento. Quasi un po' di fiato, grazie. Ho fatto allungato per questo, perché almeno ci pensiamo. Capito, mi vuoi bene. No, volevo che arrivasse bene questo messaggio, perché se si può creare, io capisco, voi dite tante volte, no, creare entusiasmo, il mister sta dicendo, cioè, l'entusiasmo lo crei andando tutti i giorni al lavoro e portandolo, questo entusiasmo lavorando, portando delle idee, facendo tutti i giorni, non è che si può comprare al mercato, perché se ci fosse la possibilità di comprarlo, io convinto si può comprare, l'entusiasmo o ce l'hai o non ce l'hai, cioè vuol dire, a me quando mi chiamano al telefono e gli rispondo, dice ma che è successo, cioè, pensano di sentirmi triste, stanco, perché magari... a qualcuno dico guarda sono lo stesso orario di su, non è che sono andato in Africa, cioè qualcuno quasi si meraviglia del fatto che io, cioè, l'entusiasmo ce l'ha se sei contento, cioè, non credo ci sia altre strade, cioè, come qui il mister è venuto perché dopo 20 mezz'ora di telefonata io sono rientrato nell'ufficio e i miei collaboratori mi hanno detto Marcello, ma che ti è successo? Dice, perché? Cara, ti vedo carico come un pazzo, perché avevo sentito un allenatore che mi piaceva che mi ha dato carica, quindi si parte, cioè, nel senso, quindi l'entusiasmo noi lo dobbiamo dare tutti i giorni facendo il lavoro nostro al massimo delle nostre possibilità e avendolo dentro, perché se non ce l'hai non lo puoi dare. Quindi ripeto, mi sono soffermato, ora non parlo più e scusatemi, però questo è un messaggio che voglio passare. Il Benevento è una società forte, viva, che ha un grandissimo futuro, ha la fortuna di avere un grandissimo presidente, e quindi capisco la retrocessione, è un dolore grosso, perché giustamente più l'amore è grosso e più il dolore è grosso, capisco tutto, io e il mister ce l'abbiamo meno, ma l'entusiasmo lo crei se ce l'hai. Quindi da parte mia, sicuramente dell'allenatore che ce l'ha ancora più di me, l'entusiasmo c'è, e quindi io so di essere responsabile, e se le cose andranno male la colpa sarà solo mia, perché il presidente mi sta facendo fare tutto, dandomi solo sul porto, quindi io, e non mi tirerò indietro alle critiche se sbaglierò, perché è normale, ma ripeto, quando sento dire l'entusiasmo, io parto la mattina alle 6:30 da casa, all'inizio partiva alle 7:30, alle 7, ora parte alle 6:30,
è un segnale importante, vuol dire che ha voglia di partire, di venire qui, di fare la mia settimana con i miei collaboratori per creare qualcosa e per trasmetterla agli altri. Se no, sono tutti discorsi, si può stare qui a parlare tutto il giorno, ma diventano discorsi. Quindi l'entusiasmo uno lo deve fare e lo deve trasmettere con il lavoro. Grazie, non parlo più, scusatemi, ma almeno ho fatto rifiato al mister. Ottimo. No, è un passaggio importante quello che sono mai suggerito. Intanto vorrò all'inizio parlare un po' singolarmente con tutti per capire quello che dicevi tu, cioè capire chi ha davvero la convinzione di rimanere. Lo so, ne ho parlato prima e non sono uno stupido, che all'inizio non troverò tantissimo entusiasmo, troverò più negatività, lo so, però ne abbiamo parlato dal primo giorno con il direttore, sono convinto che attraverso il lavoro di campo, attraverso la proposta, sono convinto di coinvolgere qualcuno che magari adesso ha delle preclusioni sul fatto di rimanere, sono convinto che attraverso quello che proporremo sul campo, l'entusiasmo che noi che veniamo da fuori porteremo, sono convinto che faremo cambiare idea più di un giocatore, ne sono convinto. A te. Ciambrello Pasquale, Linkabile.it, prego. Mister, buonasera e benvenuto. Leggendo qualche sua intervista nei mesi scorsi, ho notato come facesse riferimento ai tempi di reazione di recupero palla quando si perde palla e soprattutto nella scorsa stagione alla Pro Sesto va bene il mix, ma tutti si devono sentire sempre in discussione, non perché devono essere sulla graticola, ma tutti partono dallo stesso piano. Perché solo così si può raggiungere quell'alchimia giusta. Chiaramente parti anche da questo concetto, da questi due concetti fondamentali anche del tempo, no? Perché ovviamente rispetto alla Pro Sesto e al mix sono molto elevate. Sì, io sono stato la passata stagione un privilegiato. E mi piacerebbe esserlo anche quest'anno perché ho allenato un gruppo che mi ha dato una disponibilità incredibile e se abbiamo raggiunto degli obiettivi insperati è stato per questo aspetto qui. È chiaro che per un allenatore che arriva a Benevento passando da quella situazione non potrei far altro, sarei uno stupido a proporre qualcosa di diverso. Cosa mi aspetto? Mi aspetto competizione interna perché fa la differenza all'interno del lavoro settimanale, questo fa sempre comunque la differenza. Mi aspetto sì, questa cosa qui, ovvero che ognuno sia libero di esprimersi, ma sapendo, senza essere in discussione per forza tutte le volte, con la voglia di dimostrarmi che è bravo, perché ripeto, qua giocatori bravi ce ne sono, ne arriveranno altri sì, ma giocatori bravi già ne abbiamo parecchi, però sapendo anche che nessuno ha il posto garantito. Qui chiunque deve sudare la maglia, deve pedalare dal primo giorno e se passiamo da questo aspetto qui ne troviamo giovamento tutti, chi gioca, chi subentra e anch'io da allenatore non ho altro che da guadagnarne. Giovanni Chiusolo, Infosagnonews.it, prego. Mister, lei è stato accostato, non da noi, ma sicuramente poi lo faremo, dai giornalisti del Nord a mister De Zerbi per il modo in cui mette i giocatori in campo, come giocano, per la grinta, per il fatto, diceva, che nessuno devono stare tutti sulla graticola e De Zerbi ha mandato via una punta di diamanti che aveva adesso in Inghilterra. In più poi lei... qui viene visto un po' come una sorta di portafortuna perché veniva dai risultati ottimi con la Sanremese, ha preso la Pro Sesto che stava in un momento difficile, viene dalla Pro Sesto con risultati lodevoli, prende il Benevento in un momento difficile. Tutto questo, e vado alla domanda, la spaventa o diciamo è uno sprono in più per mettere giù il tutto quanto può per portare questa squadra ai livelli che gli spettano, insomma. Intanto mettiamo sui puntini sulle i. De Zerbi e Bresciano, io sono bergamasco. Ok, questo è il primo aspetto e mi sembra un aspetto per un bergamasco non è un aspetto secondario, no? Battute a parte, essere abbinato a o avvicinato a accostato a un allenatore che oggi è uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama europeo non può altro che farmi piacere, ma mi piacerebbe che a dirlo siate voi a fine dell'anno, questo mi farebbe davvero piacere. Ci accomuna sicuramente la voglia di fare un calcio propositivo, un calcio di costruzione dal basso, abbiamo parlato prima, un calcio riconoscibile, ma penso ci sia un passaggio importante. Io sento spesso parlare in maniera positiva di De Zerbi a Benevento. Mi hanno detto che l'ultima partita di campionato i calciatori sono usciti applauditi dallo stadio nonostante la retrocessione. È proprio quello di cui parlavo prima, cioè creare le condizioni per cui il tifoso del Benevento
si senta orgoglioso della propria squadra al di là del risultato sportivo. Poi sono convinto che noi vinceremo tante partite e sarà più facile essere attrattivi, piacere al pubblico, ma se crei una mentalità, se hai un'organizzazione di gioco, se i giocatori sono motivati e si sentono partecipi all'interno di un contesto di squadra, allora il tifoso è orgoglioso di te e la piazza di Benevento ha dimostrato che anche di fronte a una retrocessione era orgoglioso della propria squadra. Questo voglio creare io, è chiaro che se poi a questo ci abbiniamo anche qualche vittoria diventa tutto molto più facile. Grazie. Luca Pietronigro, Gazzetta di Benevento, prego. Salve mister, no, le mie sono più che altro delle curiosità. Volevo sapere se aveva dato uno sguardo alle strutture della città che le verranno messe a disposizione, lo stadio, l'antistadio, la Vellola, e se poi aveva intenzione di viverla la nostra città, se aveva già dato uno sguardo, insomma, come voleva approcciarsi con Benevento, insomma. Allora, la cosa che mi ha impressionato più di tutte, ed è una cosa fantastica, è il fatto che ogni dipendente del Benevento abbia le condizioni ideali per fare il proprio lavoro. Per quanto riguarda lo staff tecnico non manca niente, per quanto riguarda lo staff medico non manca niente. A questo punto posso dire, per quanto riguarda i calciatori non manca niente. E credo che quando una società toglie alibi, come fa il Benevento, ai suoi dipendenti, sia legittimata a chiedere il massimo. È giusto che ci venga chiesto il massimo, perché siamo messi nelle condizioni per lavorare al 100%. Le strutture sono fuori categoria, perché queste strutture non sono da serie C, me le godo, me le tengo strette, però so, io vengo da una serie C anche organizzata, ma nulla a che vedere con quello che troverò qui a lavorare. E torno al discorso di prima, per chi come me il mio staff ama lavorare, è una goduria trovarsi all'interno di queste strutture. Sono davvero molto 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 contento. Per quanto riguarda la città, l'idea mia è di vivere a Benevento, per quanto non ho ancora trovato la giusta soluzione, ma sicuramente vivrò in città. Il direttore è una delle prime volte che sono sceso, visto che sono già sceso 3-4 anzi 4 volte nel corso di questo mese, mi ha accompagnato spesso, anche ieri sera abbiamo fatto una passeggiata in centro. Penso che sia una città a quale non manca niente. È chiaro che questo da bergamasco, tenso di prima, è la nomia di scendere al sud, che visto il film Benvenuti al Sud lo conoscete tutti, cioè non sono sceso col giubbotto antiproiettile, quindi non niente di questo. Anzi, ho trovato una città bella, storica, una città pulita, e anche ho trovato tante persone sul corso che ci incontrano, che hanno la voglia di farci in bocca al lupo, nonostante, come dicevo prima, qualche stagione fortunata, di darci una pacca sulla spalla, di rincuorarci. E quindi quando ci sono questi presupposti sono convinto che ci sia davvero tutto per lavorare bene, e sono convinto che lo faremo. Chiude Sonia Landella, 8 Channel, prego. Guarda, prima una considerazione, perché il collega parlava di De Zerbi. Io non so come giocherà il tuo Benevento, ma De Zerbi è passato, lo abbiamo conosciuto, ti posso dire che nelle tue parole leggo lo stesso entusiasmo, quindi questo gli accomuna parecchio, sei meno pazzo di De Zerbi, però no, la voglia e l'entusiasmo... No, ok, perfetto. Prima parlavi, no, del... più che altro hai parlato dell'atteggiamento che deve avere la tua squadra, hai parlato di una squadra intensa, no, determinata, propositiva, però hai parlato soprattutto dell'atteggiamento. Hai nella testa un modulo, hai dato in tal senso delle indicazioni al direttore, anche perché sappiamo benissimo che attraverso il modulo passa anche il calciomercato, gli esterni piuttosto che i difensori centrali. C'è nella tua testa, oppure hai detto non sei integralista, magari ti adatterai anche a quello che è il potenziale a tua disposizione lavorando in ritiro? Grazie. Mai. Non sono integralista, vuol dire che non ho un sistema di gioco preferito, ma ho delle idee ben chiare in testa, che sono i principi di gioco, quelli non li cambio, che sono una squadra propositiva. Torniamo al discorso di prima, continuo a ripetere le stesse cose, quelli non li cambio, e isolano dal fatto di giocare con una difesa 3, con una difesa 4, con due attaccanti, con 3. Il sistema di gioco diventa determinante, sono pienamente d'accordo con te, per la sessione di mercato, ma soprattutto perché si sta ragionando, e poi arrivo alla domanda, alla risposta nel sistema di gioco per quanto riguarda i numeri, ma la base di partenza, il sistema di gioco deve essere quel sistema che noi abbiamo identificato per valorizzare al massimo le risorse del Benevento.
se fossimo partiti da zero è chiaro che magari potrei avere anche ipotizzato un sistema di gioco diverso, se parliamo di numeri, se parliamo di numeri, non l'identità della squadra. Ma quando io arrivo in una società che ha tanti giocatori di qualità, il mio compito è mettere più giocatori di qualità possibile nella posizione di campo più congeniale. Noi abbiamo identificato questo e, senza segreti, tanto non è che dobbiamo nascondere nulla, la base di partenza sulla quale si sta lavorando è un 4-3-3, ma poi sarà qualcosa di dinamico, sarà qualcosa di fluido, e sono convinto che poi i giocatori poi li scopri allenandoli, no? Se in testa magari ti accorgi partendo da un 4-3 che è un trequartista straordinario, che tu pensavi fosse una mezzala, poi passerà al 4-2-3-1, quindi sarà qualcosa. Mi piacerebbe creare qualcosa che vada al di là dei numeri, ma sia qualcosa di fluido, funzionale alla partita, che non dia poche certezze agli avversari, che possa essere cambiato nel corso d'opera. Questo mi piacerebbe crearla, ma ripeto, sarà sempre funzionale alle caratteristiche dei miei calciatori. Mai, non mi piacerebbe mai partire dalla mia idea, ma la costruisco sui tanti giocatori di qualità che il Benevento oggi è in rosa. Bene, prima di salutarci, l'appuntamento è domenica 23 luglio ore 19:30 per la presentazione esclusiva delle maglie per la nuova stagione sportiva 2023-2024. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a tutti.